Buongiorno, come stai? Spero bene. Qualche giorno fa è uscito sui canali Rai, internet e non solo, il trailer di una serie in previsione per il 2021, che per fortuna è già stata girata, dedicata alla figura di Leonardo da Vinci. E io, quando c'è Leonardo di mezzo, sono una fangirl praticamente. Quindi seguo letteralmente qualsiasi cosa venga fatta su di lui, prendendomi anche cantonate clamorose come Da Vinci's Demons, per esempio. O ancora gli incubi la notte, pensandoci. Ancora mi infervoro tantissimo sul codice da Vinci per tutte le fregnacce che vengono dette su Leonardo, non me ne frega niente della religione. Tutto quel discorso di lì, quello che non mi doveva toccare il codice da Vinci era Leonardo e raccontare delle panzane su di lui passandole per vere. Ma il video non parla di questo, ma parla della nuova serie Rai, a coproduzione internazionale intitolata Leonardo. Questo video andrà ad analizzare il trailer fondamentalmente uscito la settimana scorsa, tenendo conto che non si tratta di un'opera biografica, è un'opera che dichiara il fatto di essere romanzata e di introdurre un elemento di fantasia all'interno della vita di Leonardo, per come la conosciamo. Ovviamente è importante sapere e sottolineare che i creatori di questa serie sono gli stessi che hanno prodotto il telefilm I Medici. Quindi c'è da presumere che il taglio sarà un po' quello, diciamo, c'è la doppia anima italiana e anglosassone, per cui c'è questa lettura un po' più raffinata e storicamente esatta del Rinascimento, che è più tirata dalla produzione italiana, e questa lettura un po' moderna, un po' cool, che invece gli dà, in questo caso, la Sony e tutti gli stranieri che ci hanno messo mano. Infatti, i Medici erano caratterizzati dal fatto di avere un apparato produttivo internazionale e anche un cast internazionale. Infatti, c'erano attori da un lato come Richard Madden o addirittura Dustin Hoffman, e dall'altro c'erano attori italiani come Neri Marcorè, come Miriam Leone, come la Mastronardi, per esempio. Quindi, che piacciono o no, sono operazioni molto interessanti, perché comunque diverse nazioni si mettono insieme per creare un prodotto che fondamentalmente ha come suo cuore l'Italia. Infatti, in Italia è uscito in anteprima il trailer di Leonardo e uscirà in anteprima internazionale anche la serie quando verrà messa in onda nel 2021. Cosa ne pensavo della serie I Medici? Allora, la cosa che io ho apprezzato di più di tutta la serie I Medici è stata nella seconda stagione la messa in scena della Congiura dei Pazzi, nell'ultimo episodio, se non erro. L'ultimo o il penultimo episodio della seconda stagione si apre con la Congiura dei Pazzi ed è perfetta, secondo me, molto bella, ovviamente molto cinematografica, però l'ho apprezzata veramente tanto. La prima stagione e in parte la seconda dedicata a Lorenzo mi sono piaciute abbastanza, accettando a priori il fatto che fosse una visione molto fiction della storia, tanto che venivano eliminati dei personaggi, venivano estremizzati alcuni aspetti. Non ho apprezzato la tendenza dalla seconda in poi a voler improntare tutto a questa atmosfera di corruzione e di cupezza che voleva un po' far assomigliare la storia dei Medici a quella dei Borgia. Anche i Medici erano intrallazzoni, però non so, sarà la mia deformazione, ma avrei preferito che la storia andasse un po' più verso la celebrazione anche delle arti, cosa che in parte la seconda stagione faceva, ma si perdeva totalmente nella terza, che a un certo punto volevo che finisse, tifavo per Savonarola perché non ne potevo più. Il creatore dei Medici e di Leonardo si chiama Frank Spotnitz, prodotto anche in questo caso da Lux Vilde in collaborazione con Rai e con Sony per la distribuzione internazionale. Tra l'altro, autore anche di serie come X-Files e The Man in High Castle, una delle serie più raffinate di Amazon Prime. In questo caso scrive assieme, ed è molto interessante, a Steve Thompson, che è un autore che ha lavorato anche per Doctor Who e Sherlock, quindi sembra molto interessante. Veniamo al trailer uscito l'altro giorno. Allora, alcune notizie le sapevamo già, ma blocco le scene l'una dietro l'altra e le commento con voi.
voi che ascoltate. Leonardo in questa serie sarà interpretato da un attore che si sta facendo parecchio strada nell'immaginario, ovvero Aidan Turner. Non so se l'avete avvistato in precedenza, ma come ruoli notevoli posso elencare quello del nano Kili nella trilogia dell'Hobbit. Poi Aidan Turner è stato protagonista del remake televisivo di Paul Dark, che l'ha un po' consacrato come protagonista. Ha poi fatto uno dei ruoli principali nell'adattamento televisivo di 10 piccoli indiani, il ruolo del soldato. Ovviamente è un attore famoso anche per la sua estrema avvenenza fisica. Non so dire quanto in parte, quantomeno dal punto di vista fisico, perché forse è stato scritturato perché, oltre a essere appunto sempre più famoso di recente, ha questi colori molto scuri, occhi e capelli molto scuri, per cui magari a livello di casting lo associavano più all'idea dell'italiano, quando in realtà invece, secondo le cronache, Leonardo era biondo con gli occhi azzurri, quindi in realtà paradossalmente per una volta potevano anche prendere un nordico e sarebbe stato lo stesso, ecco. Comunque ha un grande carisma, una grande presenza scenica. Tra l'altro beneficia in Italia di un doppiatore che personalmente apprezzo molto, spero che venga riconfermato per la serie, cioè Stefano Crescentini, uno dei doppiatori più bravi in circolazione. Nella scena successiva vediamo una ricostruzione umana del battesimo di Cristo di Andrea Verrocchio, che è un'opera che si trova agli Uffizi e che secondo la leggenda è stata la prima opera dipinta a cui Leonardo ha messo mano. E anche nel trailer si fa riferimento al fatto che la pittura di Leonardo è celebrata per aver superato quella del maestro Verrocchio proprio grazie a questo dipinto. La cosa strana è che nel trailer lo dicono un Leonardo adulto, per quanto giovane, mentre questa storia è legata quasi più all'adolescenza di Leonardo. Però insomma il concetto passato è giusto. Questa è la scena che in assoluto mi piace di più del trailer perché si vede una ricostruzione del refettorio di Santa Maria delle Grazie prima della pittura del cenacolo sopra. È molto bello quando la finzione cinematografica ci regala una ricostruzione di come un dato ambiente era e non lo possiamo vedere più perché è cambiato nel frattempo. Qua ovviamente, come spesso accade nel trailer, vediamo esporre il curriculum dei due autori, che sono rispettivamente autori dell'Uomo nell'Alto Castello e i Medici da una parte e comunque di Sherlock dall'altra, quindi insomma scusa se è poco. La parte centrale del video è una celebrazione del genio multiforme di Leonardo, vengono fatti riferimenti ai suoi studi di architettura, di progettazione, ai suoi studi ingegneristici, allo studio sul volo degli uccelli, agli studi botanici, gli studi relativi al movimento delle acque, quindi insomma vengono toccate un po' tutte queste parti per poi tornare di nuovo all'ultima cena, che evidentemente ha un ruolo centrale nella storia, quindi c'è da pensare che una certa parte della serie sarà ambientata a Milano, una città dove Leonardo ha soggiornato per molto tempo e dove appunto ha realizzato l'ultima cena. Nel trailer si fa riferimento anche alla lentezza di Leonardo nel realizzare le opere, perché gli viene donato questo grosso spazio su cui dipingere, che viene chiamato la tela più grande che lui ha a disposizione, ma viene anche fatta una scommessa sul fatto che lui non la finirà mai, quindi che era nota la sua propensione poi ad abbandonare le opere e passare ad altro quando perdeva interesse. Nella scena successiva viene fatto un riferimento a questo ritratto, che è il ritratto di Ginevra Benci, uno dei primi ritratti che ci sono rimasti del curriculum leonardesco, la cui identificazione del soggetto è anche abbastanza semplice perché c'è un richiamo al nome della donna, Ginevra, nella presenza di un ginepro alle sue spalle. E in questa scena Leonardo mostra il ritratto alla modella, che è un'attrice che non le assomiglia tanto, ma comunque è il bello della finzione. Devo dire che nella seconda stagione dei Medici, l'attrice che interpretava Simonetta Vespucci, cioè la modella della Venere di Botticelli, era abbastanza somigliante all'originale. Ovviamente è un'attrice bellissima, però ha proprio dei tratti somatici dolci che rendevano molto credibile che potesse essere la modella di Botticelli. Quindi quella era stata una scelta di casting abbastanza azzeccata. Questa Ginevra magari è una comparsa nella serie, chissà, lo vedremo. Nelle sequenze successive si vede l'ultima cena completata,
come è al giorno d'oggi, quindi c'è un po' di finzione scenica da quel punto di vista, però ovviamente senza i danneggiamenti della pittura e senza la porta aperta ai piedi di Gesù, che è comunque un passo avanti, e poi subito dopo si vede Giancarlo Giannini, che dal trailer non capiamo chi essere, però in base alle informazioni rilasciate sul cast, interpreta proprio Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo da Vinci. Poi il trailer parla di Amore proibito, e si dà un po' un colpo al cerchio e un po' alla botte, perché si sembra alludere a una love story di Leonardo con un personaggio femminile, ma anche con un personaggio maschile. La sessualità di Leonardo è sempre stato un argomento molto controverso. L'opinione generale è quella di una omosessualità di Leonardo, anche perché per l'epoca il fatto di non sposarsi e non generare figli era abbastanza tipico di chi non era interessato alle donne, però comunque il dibattito è aperto. Potrebbe anche essere data una lettura di bisessualità o pansessualità, è un personaggio che lascia abbastanza libere interpretazioni, tanto che in alcuni adattamenti, quando non era possibile la rappresentazione di certe tematiche, Leonardo veniva rappresentato tranquillamente come eterosessuale, magari innamorato di Cecilia Galleranito. Qua invece c'è una certa par condicio, con ancora più evidente comunque esplicitazione dell'interesse di Leonardo verso gli uomini. Tra l'altro, questo attore che si intravede si chiama Carlos Cuevas e sul cast è segnato come interprete di Salai. E quindi qua c'è già una forzatura romanzata, nel senso che secondo la biografia di Leonardo, Salai è un ragazzino che lui aveva praticamente adottato e che anche in questo caso divide abbastanza le interpretazioni storiche, perché c'è un certo numero di anime candide che ritengono che fosse semplicemente un figlio adottivo, come lo intenderemo oggi, e invece una certa fetta che interpreta questo tipo di rapporti in quell'epoca storica come simili a quelli dell'antica Grecia, cioè sì, adozione di un ragazzino più giovane, però comunque che implica anche una relazione sessuale. Qua, apparentemente, per essere un po' più politicamente corretti, sì, sembra che le due età siano state spostate per essere un po' più vicine, perché in teoria nella storia Leonardo adotta Salai quando è già avanti con gli anni. Qua invece sembrerebbe che si incrocino nella fase giovanile di Leonardo e che Salai sia poco più giovane, non è molto chiaro dal trailer. Quello che è riportato però è che Salai era un giovane molto bello e che faceva da modello per diverse opere di Leonardo, come per esempio il San Giovanni Battista. Ecco, questa è la parte del trailer che più mi ha fatto storcere il naso, perché Leonardo non è mai stato accusato di omicidio nella realtà. Ha subito due processi lungo la sua vita. Uno a Firenze per sodomia, è stato accusato di aver violentato, tra l'altro in gruppo, un giovane, e tra l'altro in una dinamica che non sarà mai chiara, perché il motivo per cui sono stati assolti è fondamentalmente perché uno degli accusati era un medici, quindi in realtà non si saprà mai la verità, perché diciamo c'era una personalità potente tra gli accusati. Nello stesso tempo sembra anche la classica accusa dell'epoca, oggetto proprio di delazione, cioè sono stati accusate delle persone a caso per mettere in mezzo magari questo personaggio potente, ecco, in un tipo di reato che in quel momento storico era estremamente grave. Non tanto lo stupro, ma l'omosessualità, ecco, sarebbe stata perseguibile. Era un periodo strano, perché da un lato era tollerata, ma finché non veniva esibita alla luce del sole. Il secondo processo che ha rischiato Leonardo era quello legato alle sue analisi sui cadaveri. Lui è stata una delle prime persone nella modernità ad andare a sezionare i cadaveri e a studiarli. Tra l'altro, tutto ciò molto furbescamente lo faceva a Roma, cioè posto peggiore dove puoi farlo, per cui quando è stato scoperto l'ha rischiata grossa, ma anche in quel caso l'aveva scampata per il rotto della cuffia, però con la promessa di non farlo mai più. Però di omicidio non è mai stato accusato, ecco, quindi ho detto ma cos'è? Poi mi sono ricordata una cosa che avevo letto sulla serie, che in realtà questa serie avrà un'impronta crime, quindi verrà creata ex novo una trama romanzata
inserita nel contesto leonardesco in cui c'è un delitto del tutto inventato all'interno. E qui mi potresti chiedere: ma come ti va bene questo quando hai appena finito di dire che non ti è piaciuto Da Vinci's Demons e hai anche dei problemi con il codice Da Vinci perché si è inventato delle cose? Ma io non ho nessun problema contro la fiction inserita nell'elemento storico. Il problema era che Da Vinci's Demons era brutto e non aveva niente a che vedere con Leonardo, neanche con un bastone lungo 6 metri, e che il codice Da Vinci fosse stato scritto come cosa romanzata mi sarebbe stato benissimo, ma all'epoca Dan Brown lo volle passare come cosa invece documentata, cioè che Leonardo veramente era stato a capo dell'Opus Dei, che veramente quella era Maria Maddalena e c'era tutto un complotto dietro. Cioè, finché sono cose che sono dichiaratamente romanzate, a me stanno bene, ma se me le vuoi far passare per realtà, entriamo nell'ambito del complottismo e non va bene. Tra l'altro, all'interno del Codice da Vinci c'è una descrizione della Vergine delle Rocce che è totalmente sbagliata. Ma non è questa la sede per parlarne, spostiamoci di nuovo sul trailer. Oh, qua vediamo un altro dei protagonisti della serie, interpretato da Freddie Highmore, un altro attore che si è già avvistato e che personalmente mi sciocca un po' perché io lo ricordo bambino, avendo fatto due film molto famosi quando era bambino con Johnny Depp. Sto parlando di Neverland e di La fabbrica di cioccolato, era in entrambi i casi il bambino protagonista. E nel giro di quelli che per me erano 10 minuti, l'abbiamo ritrovato grande, adulto, che recita in particolare in un telefilm che si chiama The Good Doctor, in cui lui interpreta un giovane dottore geniale. E qua lo ritroviamo nel primo ruolo visto finora completamente inventato, quello di Stefano Giraldi, che è un investigatore. Siamo in un crime e qui abbiamo l'investigatore chiamato a indagare su questo crimine di cui non conosciamo molto bene gli estremi per ora. Si parla di una donna avvelenata, non sappiamo se è questo il crimine principale o un altro, perché poi ci sono altre scene che sembrano alludere comunque a degli omicidi all'arma bianca, per cui non è molto chiaro quale sia il delitto, se ci sono più di un delitto. Comunque un altro personaggio principale qua è interpretato da un'attrice italiana, Matilda De Angelis, che interpreta Caterina da Cremona, indicata sempre nell'elenco cast come amica di Leonardo. Appunto, non sappiamo se coinvolta anche in una relazione sentimentale o è proprio la migliore amica del cuore. Caterina da Cremona, in realtà possiamo parlare di un personaggio che è a metà tra fiction e realtà, perché una Caterina nella vita di Leonardo c'è stata senz'altro, anzi più di una. In molti suoi scritti, da una certa età in poi, compare il riferimento a questa Caterina che è stata interpretata molte volte come una sorta di governante o forse appunto di conoscente, comunque di figura femminile che lui frequentava e stimava. C'è un'interpretazione romanzata della vita di Leonardo che ha molta fortuna, un'interpretazione tra l'altro sposata da uno degli adattamenti televisivi più celebri, quello con Philippe Leroy del 1971. Qua Caterina era la madre di Leonardo. Nella biografia leonardesca lui è figlio illegittimo di un notaio, tra l'altro primo figlio di questo notaio, e di una contadinella, una fantesca di 14 anni. Come si usava a quell'epoca, Leonardo, nonostante figlio legittimo, è stato riconosciuto dal padre e quindi allevato da lui. All'epoca era il contrario di come accade più spesso adesso, per cui stava col padre. E quindi c'era questa figura fantasmatica di donna che comunque nei primi anni di vita Leonardo vedeva vivere nel suo stesso paese, Vinci, con cui però lui non ha avuto un rapporto familiare diretto e quindi non si sa che tipo di rapporto ci fosse tra la madre biologica di Leonardo e il figlio, se ci fosse un'affezione, una frequentazione di qualche tipo, perché poi lei a sua volta si fa una famiglia con un'altra persona e quindi comunque c'è un forte distacco tra i due. Poi appunto Leonardo andrà a Firenze e non tornerà mai più indietro. A certi piace pensare che la Caterina, che poi a un certo punto rispunta negli scritti leonardeschi, fosse la mamma di Leonardo. Qua invece c'è una lettura diversa, che è quella della Caterina, amica di Leonardo, una figura femminile che gli stava a fianco e lo supportava e che sembra in questa trama coinvolta
vittima dei crimini di quella trama tratta. Quindi, in definitiva, sono riusciti a finire di girare questa serie nonostante il periodo di emergenza. Dovrebbe arrivare appunto sulla Rai nel 2021 e successivamente sui canali internazionali. Personalmente, io consiglio, come succede per gli spaghetti western, è l'unico caso in cui io consiglio agli italiani la versione doppiata, perché sentire in lingua originale tutti che parlano l'inglese con il loro accento è un'esperienza abbastanza estraniante rispetto al contesto in cui la storia è ambientata, per cui in questo caso io consiglio il doppiaggio italiano, assolutamente molto più che la versione originale. Sono molto ansiosa di vederlo, spero di non prendere un altro palo come Da Vinci's Demons, mi dispiace dirlo, perché so che quella serie qualche stimatore, quattro gatti, la madre del regista e il cane del regista, l'apprezza, però per me è stata veramente una delusione cocente di cui porto ancora le cicatrici e quindi ho molta paura adesso che anche questo prodotto possa deprimermi, nonostante le premesse sembrino tutto sommato buone, comunque almeno un prodotto un po' diverso, perché poi la vita di Leonardo è quella. Mi piace anche il fatto che sia un po' di genere, nonostante sia telefilm storico, che ci sia l'elemento comunque giallistico, per quanto inventato. Non si vede nel trailer, ma dal casting emerge anche che, come Ludovico il Moro, cioè il mecenate di Leonardo a Milano, l'interprete è James Darcy, che è un altro attore che abbiamo intravisto nel Marvel Cinematic Universe, che ha fatto Broadchurch, che ha fatto Cloud Atlas, un attore inglese molto interessante. Non l'avrei visto così in parte per Ludovico il Moro, perché James Darcy è molto alto e molto magro, mentre Ludovico il Moro è sempre stato raffigurato come uno dei tratti scuri, abbastanza in carne, abbastanza tracagnotto. Ecco, non era proprio il primo attore che mi sarebbe venuto in mente per il ruolo, però vabbè, vedremo. E per quanto riguarda Eden Tarden, sono molto contenta perché sì, è un attore molto bello, ma quello non è merito suo, ma di madre natura, ma è anche un attore molto carismatico e magnetico, quindi potrebbe essere qualcosa di molto interessante vederlo in questo ruolo, che è semplicemente il ruolo con più responsabilità sulla faccia della terra. Ecco, per me come livello di responsabilità siamo a Gesù, Leonardo, più o meno, quindi io sono un po' di parte. Bene, è tutto quello che avevo da dire, io vi mando un grosso bacio e mi raccomando, date un'occhiata anche a voi la serie, così magari la commentiamo insieme. Bacio.